Sono deliziosi angoli di paradiso per chi vuol passare una vacanza lontano dalla vita frenetica della città, immersi nella natura incontaminata, senza rinunciare al comfort della piscina, spazi verdi e passeggiate. Si tratta degli agriturismi, patrimoni sempre più ricercati, luoghi di relax alternativi, ideali per una fuga in solitaria, in famiglia o un romantico fine settimana a poca distanza da mare, borghi e città d'arte. Una destinazione ideale che coniuga enogastronomia e luoghi ricchi di bellezza e attività varie che rendono uniche le giornate dei clienti. Com'è andata la situazione negli agriturismi quest'anno? Allora, la situazione degli agriturismi quest'anno è andata molto bene. Abbiamo avuto un'affluenza importante dovuta comunque da un'importante pubblicità fatta nelle Marche e abbiamo avuto il nord Europa comunque molto presente, Paesi Bassi, Germania, Francia, che comunque si sono fermati anche settimane se non due. E questa presenza comunque ha fatto sì che si sviluppasse un'ottima sinergia tra il mare e la montagna, visto e considerato che le scelte, le mete sono praticamente dettate un po' anche da quello che è il nostro territorio. Noi spaziamo dalla montagna alla collina al mare in un'ora. Quindi abbiamo delle strade che permettono la possibilità di poter rendere sinergica praticamente tutto quello che è nel territorio e tutte le varie proposte che ci sono. Quindi possiamo dire che veramente è stata un'ottima stagione. Una crescente domanda di esperienze autentiche, unite alla cultura locale con la consapevolezza che è cambiata la clientela, così come le modalità di prenotazione. Visto e considerato che noi ora stiamo passando una situazione di crisi economica, sociale, climatica, che la clientela stessa ha delle esigenze diverse, quindi ci troviamo che abbiamo delle prenotazioni settimanali per i clienti che vengono dal nord Europa e delle prenotazioni, non dico last minute, ma massimo tre notti per la clientela italiana. Perché? Perché la clientela italiana ha un'esigenza diversa, è un mordi e fuggi, hanno un ben preciso punto di incontro e da lì poi sviluppano le varie tematiche di visite o quello che è. Invece il cliente che arriva dal nord Europa usa l'agriturismo come base di partenza, quindi riesce a utilizzare la nostra struttura in modo che si sviluppi a 360 gradi per visitare la città, per visitare la montagna, per visitare la collina e tutto quello che comunque concerne le produzioni che ci sono nel nostro entroterra. L'agriturismo ha fatto un cambiamento notevole negli ultimi 30 anni, da quello che era un qualcosa di servizio aggiuntivo è diventata veramente una base di partenza per il turismo stesso, ha un valore aggiunto importante che noi ora in questo momento dobbiamo cercare di valorizzare nel più possibile come patrimonio culturale del nostro territorio e noi cerchiamo in tutti i modi con Terra Nostra, col Diretti, di poter far sì che questa forza venga convogliata in un'unica energia in modo che tutte le strutture dalla costa alla montagna possono far sì che si trasmetta questa forza enorme che ha le Marche. E io penso che creare bacini, creare invasi dove si possa trattenere quest'acqua piovana che è fondamentale per l'entroterra, come è fondamentale per la costa, per avere un giardino, per avere un orto importante dove noi accogliamo i nostri turisti, i turisti che arrivano dal nord Europa, si trovano il deserto del Sahara, noi non riusciamo a dar quel valore aggiunto. Noi abbiamo bisogna assolutamente che la regione ci dia uno spot forte che aumenti le percentuali di contributo per far sì che le nostre strutture siano un veicolo importante per rendere il turismo nelle Marche un turismo consolidato ed energico e forte.